Buongiorno e prima di tutti, prima di tutto buona festa del papà. Un uomo buono, generoso e gentile, secondo me sono questi gli aggettivi che definiscono Piero Franchini, che purtroppo è scomparso all'età di 78 anni per un malore che lo ha strappato alla sua famiglia e a tutti noi. Con la nostra emittente, della quale era socio ormai da tempo, aveva avviato un progetto editoriale molto bello. C'era una sua trasmissione che si chiama L'edicola di Piero, che non si era mai fermata da 8 anni a questa parte, neanche durante la pandemia. Qui con me c'è anche il nostro direttore, la Greta Settimelli. Aveva sempre davvero dato tutto affinché questa voce libera rimanesse in città, e quindi noi faremo altrettanto, insomma, nel suo segno. La politica ormai è lontana dalla gente, quindi chi amministra purtroppo non ha più questa responsabilità, non si sente più la responsabilità di dover informare chi vive la strada. Tantissimi anni nel commercio, presidente di Confesercenti, facente parte del consiglio della Camera di Commercio, ma io oggi vorrei proprio ricordare il tratto forse più umano di Piero Franchini, ovvero una persona fortemente appassionata di tutto quello che era l'interesse pubblico, la sua città, le iniziative di solidarietà, tantissime quelle che lui ha sostenuto. Il cuore ci deve essere sempre, perché chiaramente quando il cuore c'è e sei portato a fare un qualcosa di bene, è chiaro che non devi guardare al momento, fai per quello che puoi, però chiaramente ci deve essere sempre un po' di aiuto, perché la società, parecchi nella società ne hanno bisogno. Speriamo di continuare davvero, Piero, nel segno del tuo esempio. Ci mancherai tantissimo, ci mancherà questa colonna, così amavi definirti, ma lo sei stato nei fatti e non nelle parole. Alla famiglia, alla figlia Maria Rita, al genero Simone e al piccolo Andrea, ovviamente va il nostro abbraccio più forte, certi del fatto che chi ti ha conosciuto ti terrà sempre con sé. Ciao Piero.